Siamo al Teatro Continuo di Burri, nel cuore del Parco Sempione di Milano, a metà strada tra l'Arco della Pace e il Castello Sforzesco, questo palcoscenico essenziale è adesso aperto all'utilizzo di attività culturali libere per il pubblico. Con noi i Fosbury Architecture, un giovane collettivo che si occupa di ricerca e progettazione nell'architettura contemporanea. Per il nostro incontro di oggi avete scelto una location molto inaspettata rispetto a quello che è il concetto di open house. Avete scelto il Teatro Continuo di Burri. Perché per voi questa location è così speciale? Ma allora, è un luogo speciale perché lo frequentiamo spessissimo. È uno dei posti, quando veniamo in triennale, in cui ci vediamo tutti insieme. E poi perché appena ci hai contattato abbiamo pensato a cercare una location che fosse nella città. Siamo sempre stati interessati allo spazio pubblico e a quali sono i luoghi che la collettività usa, e questo per noi è molto speciale. E oltre ad essere, diciamo, una location interessante, è anche un momento interessante. Il teatro viene costruito nel 1973, che è l'anno della quindicesima triennale, e insieme all'accumulazione musicale di Arman e al Bagni Misteriosi di Zechirico, tutti e tre piattaforme libere per il pubblico. E quindi ci sembrava significativo, in questo primo scambio, provare a ripopolarle durante questa intervista. La vostra pratica ha degli elementi molto eclettici, vi occupate di ricerca, di progettazione, allestimenti, mostre. Si può quasi definire una meta-architettura. Che cosa ne pensate? Meta non lo so, però sicuramente abbiamo spostato il baricentro da quelle che sono le attività tradizionali. In passato l'architetto era chiamato a costruire, nel 99% dei casi, disegnare, progettare anche oggetti, e se andava bene integrare l'insegnamento. Oggi questa condizione, per le dinamiche economiche, soprattutto che viviamo qui a Milano e per il numero sempre crescente di architetti che ci sono sulla piazza, è difficile. Quindi da una parte la contingenza, dall'altra abbiamo scelto di spostare la nostra pratica su delle attività piuttosto laterali, molto relative all'allestimento, o di provare a elaborare l'educazione in una maniera proattiva anche per noi come professionisti. Diciamo che sì, sin dagli inizi di Fosbury i progetti di ricerca sono stati una parte integrante del lavoro che facevamo collettivamente. Il primo progetto, Potlatch, effettivamente era un'investigazione sulle condizioni dei giovani architetti, e in effetti era un progetto che era stato composto con i disegni o la produzione che c'era stata mandata da giovani architetti da tutto il mondo. Allo stesso tempo poi ci siamo dedicati a, diciamo, quelli che sono un po' i lavori classici di un giovane studio collettivo di architettura, come i concorsi eccetera, però nel tempo effettivamente abbiamo sentito che fosse necessario, appunto per mantenere centrale questo nostro focus sulla ricerca, avere un genere di lavori un po' più sulla curatela, sull'allestimento, quei progetti che ci permettessero di incorporare all'interno di quello che facevamo, quindi che fosse insegnamento, che fossero allestimenti temporanei o mostre, che sono diciamo quelle che, a cui ci dedichiamo più spesso negli anni recenti. Cerchiamo di mantenere un po' questo fil rouge attraverso tutti quanti i progetti. So che per voi il concetto di luogo di incontro collettivo ha un ruolo molto importante nella vostra pratica. Che cosa potete dirci di più a riguardo? Diciamo che sin dagli inizi abbiamo deciso di costruire un collettivo perché crediamo che questa sia la forma migliore per poter diciamo costruire una piattaforma di scambio che permetta a ciascuno dei membri di dare la sua parte, far sentire la sua voce all'interno del lavoro del gruppo. Diciamo che fin tanto che un interesse individuale non prevalica o non si sovrappone a quello del gruppo, la dimensione collettiva resiste. Abbiamo sempre un po' cercato di dare spazio a voci multiple e anche approcci diversi. In realtà ci definivamo un collettivo orizzontale, rizomatico, però poi abbiamo riscoperto che in realtà dei ruoli ci sono e delle gerarchie le manteniamo. Però è sempre, diciamo, multilivello, multiscalare, e quindi
riusciamo a tenere questa dinamica di piattaforma, anche se vogliamo molto privilegiata. Facciamo tendenzialmente solo quello che ci interessa, avendo tutti delle, diciamo, vite professionali fuori dal collettivo che ci alimentano e ci sostengono. Quindi ci riteniamo molto fortunati, ecco.